Voglio parlarvi oggi dell'effetto della pandemia sui conti delle aziende. Consideriamo che il primario effetto, come dimostreremo, sia stata la contrazione delle vendite e quello subordinato la contrazione del margine operativo. Naturalmente, i due effetti sono correlati. Molte imprese, pur di rimanere aperte, hanno dovuto sostenere costi fissi non comprimibili durante i periodi di chiusura o di limitata attività legata al Covid. A questi due effetti si è aggiunto un terzo, il cambiamento dei consumi determinato da prolungati mesi di diversa visione della vita economica, che ha indotto i consumatori a diverse e diversificate esperienze. Tali effetti sono stati parzialmente compensati con la riduzione dei costi variabili che, come noto, sono legati ai ricavi e al volume della produzione. Ma solo parzialmente, in misura residuale, sono stati compensati dalla riduzione dei costi fissi. Si sarebbero dovuti usare i contributi a fondo perduto o in forma di contributo in conto impianti oppure di contributo in conto esercizio, rispettivamente per agevolare spese in conto capitale, cioè per investimenti, per superare la pandemia oppure per sostenere le spese di gestione. In alternativa, si sarebbero dovuti usare